cos'è Marta for Kids? Allora, Marta for Kids è una onlus della quale sono presidente e questa onlus si occupa principalmente in questo momento di raccogliere i fondi per la fibrosi cistica. È una onlus solamente o anche un viaggio? Adesso per il momento è un viaggio, un hashtag del viaggio dove mi si può trovare sui social media, che è blogdiviaggi.com, è il sito dove scriviamo tutte le nostre avventure, e su Facebook sempre Blog di Viaggi e su Twitter Blog di Viaggi. È un viaggio itinerante di un totale di 4.700 km nei quali toccherò quasi tutte le regioni d'Italia e i 27 centri di fibrosi cistica che trattano appunto questa patologia. Cosa si prefigge la onlus, quali sono gli obiettivi e cosa vuole fare in concreto per aiutare la ricerca? Allora, innanzitutto i nostri obiettivi sono quelli di raccogliere i fondi e ci stiamo riuscendo alla grande grazie alle persone come voi e come qui, come possiamo vedere qui in questo momento, che hanno le nostre magliette, che fanno conoscere questa malattia, e anche questo è un nostro obiettivo. Il secondo obiettivo è quello di far vedere i posti belli d'Italia, cioè i posti un po' meno conosciuti, e c'è tanta gente che viaggia con me, che mi segue nel mio viaggio, e anche questo è una bella cosa perché il cuore dell'Italia si vede anche in questo. E come quello che noi stiamo facendo appunto è raccogliere i fondi per la ricerca, quindi alla fine di questo viaggio andrà tutto devoluto alla ricerca per questa malattia genetica. È una malattia genetica che non molti conoscono però, no. Quindi ti pregherei di spiegarci insomma in grandi linee. Allora, è una malattia genetica che colpisce un bambino su 2.500 e quindi è un numero davvero elevato. Una persona su 25 è portatrice sana di questo gene, e se due persone con questo gene si incontrano hanno la possibilità di avere un figlio malato al 25%. Questa malattia crea dei problemi polmonari, dei problemi a livello del pancreatico, e quindi i bambini e anche gli adulti, perché fortunatamente grazie alla ricerca si sta andando avanti, quindi fino a 20 anni fa i bambini ci lasciavano molto presto, mentre adesso si raggiunge un'età di 39-40 anni, di media. Cosa potresti consigliare alle persone, ai familiari delle persone affette da questa malattia? Beh, quello che posso consigliare è avere fiducia, perché sono in tanti, siamo in tanti anche noi, che li pensiamo, i malati non sono mai da soli. Nel nostro viaggio visitiamo i 27 centri della fibrosi cistica, siamo andati al Bambin Gesù e all'Umberto I e sono sempre molto contenti di vederci e conoscono questa cosa, e la ricerca sta andando avanti e si avranno sempre nuovi risultati, e di questo ne sono certo. E a livello sociosanitario in Italia cosa si potrebbe migliorare o fare in più per cercare? Io non sono un dottore, non posso esprimermi in questo, e credo che comunque stiano facendo un gran bel lavoro, perché ci sono delle leghe italiane che stanno facendo un gran bel lavoro per far sì che i bambini e gli adulti abbiano una vita tra virgolette normale. Ok, grazie a te. Grazie a te.